Per alzata di mano, quanti di voi andranno a votare? Vabbè, praticamente tutti, diciamo, quindi si sposteranno tutti. Ho già chiaro per chi voterò il 25 settembre. Ma che vuol dire non sono d'accordo? Ah, votare. Sì. Non sono d'accordo perché non so chi votare, no, assolutamente. Questa volta parliamo di innovazione, e la opinione, la provocazione che vi butto lì è questa qua. In Italia siamo in ritardo anni luce rispetto al resto d'Europa in termini di digitalizzazione e di investimenti nell'innovazione. Quindi lo Stato deve avere un ruolo forte per creare una Silicon Valley anche qui. Siamo in ritardo sull'innovazione e digitalizzazione e allora tocca che lo Stato butti un po' di investimenti perché ci vuole la Silicon Valley anche qua. Siete d'accordo? Siete contrari o siete neutrali? Ruolo forte dello Stato per spingere verso l'innovazione. Stato innovatore, come dice la Marianna Mazzuccato. Non credo, non abbiamo nessun contrario. Io sono scettico. Più che altro perché noi siamo la nazione dove con un telegiornale un hacker è in grado di vedere le password dei computer di un quadro dirigenziale. Quindi forse non abbiamo ancora i mezzi per poter creare una Silicon Valley, quindi non è il caso che lo Stato bruci miliardi in un qualcosa che non può fare. Ci fossero i mezzi, io sarei dall'altra parte, mi sarei lanciato. Ma al momento non ci sono, manca ancora una generazione di dirigenti che sappia quello che fa, e al momento secondo me non c'è. Tu sì, semplicemente dire che dipende cosa si intende per ruolo dello Stato. Lo Stato dovrebbe semplicemente mettere delle regole per far sì che il privato poi faccia la cosiddetta Silicon Valley. Gli Stati Uniti, quando è nata la Silicon Valley, non è che c'è stato il governo americano che ha detto adesso qui in California, Palo Alto, boom. Per decreto. Iniziata, semplicemente creato le condizioni. Quindi è questo. Quindi. Ok, proviamo a darvi un dato e vediamo se... Allora, l'Italia non investe a sufficienza in ricerca e sviluppo, quindi lo Stato deve guidare con sconti fiscali. Secondo il Global Innovation Index, l'Italia è l'ottava economia al mondo, però è la 29esima per innovazione. Secondo l'Istat, nel triennio 2018-2020, solo il 50,9% delle imprese italiane ha svolto attività innovative. Prima del PNRR gli investimenti in Italia e in ricerca e sviluppo erano l'1,3% del PIL, circa la metà della media europea. Quindi questo ci fa capire effettivamente che è vero, siamo molto indietro e facciamo ancora molta fatica a stare al passo con quello che è il resto della media europea. Secondo me alla fine si torna sempre un po' sul tema di prima, cioè nel senso... Boh, io penso che a meno che non ci sia una figura che effettivamente... ti pushi a cambiare, a migliorare in qualche modo, cioè emergeranno sì certo le multinazionali o comunque le grandi compagnie, poi invece magari quello che ha un'idea piccola rimane un po' nel suo garage, non riesce a emergere, poi secondo me soprattutto in Italia dove comunque la ricerca, che mi riguarda particolarmente, non è minimamente incentivata, se vogliamo dire così, e quindi sì, cioè... Se avessi una figura di riferimento che mi dà l'opportunità di innovarmi, ma non necessariamente per dire tutti abbiano uno smartphone, ma semplicemente per velocizzare le pratiche burocratiche, per velocizzare, non so, l'andare in posta per pagare un bollettino, cioè tutte queste cose, si svilupperebbero magari anche nuovi lavori e quindi si avrebbe un ricambio anche in quel senso. Allora, con la prima parte della frase potrei essere, cioè sono d'accordo effettivamente. Il problema è la seconda parte e soprattutto nasce un po' un pensiero. Io ho studiato qua e lo studiare qua forse mi ha fatto nascere un pensiero su perché si è creata la Silicon Valley proprio in California, ed è dovuto anche, a parte al silicio, e possiamo dirlo, però anche alla qualità dell'istruzione che c'è nelle università intorno. Basta vedere tutte le università californiane che sono comunque quelle più rinomate. E quindi forse il lavoro dell'innovazione non deve essere visto su ok, agevoliamo l'innovazione, però forse alziamo il livello dell'istruzione per riuscire ad avere delle menti che ci possono far innovare. Che poi innovazione non vuol dire creare la Silicon Valley, soprattutto in un periodo del genere
ricollegandomi anche si stava meglio quando si stava peggio, dove si ha l'opportunità dappertutto in tutto il mondo. Quindi localizzare un posto per crearla è veramente utopico, per ricrearla tra l'altro, è veramente utopico. Per me il miglioramento dell'istruzione dovrebbe essere l'obiettivo per riuscire a trattenere elementi, quindi a quel punto non ricreare la Silicon Valley, ma trattenere elementi da un'istruzione molto alta che si deve fare all'interno dello Stato. A me, più che altro nella domanda, ci sono due cose che contesto per cui non mi fanno essere d'accordo. Uno è il modello della Silicon Valley, che pure in America scricchiola, in realtà se ne vanno dalla Silicon Valley, e anche a livello delle persone che ci vivono non è un modello sempre così positivo. Noi abbiamo un po' il mito creato anche dai film. Poi ci sono state anche tante aziende che sono diventate unicorno, valutazioni, poi sono crollate, quindi dobbiamo guardare globalmente se è un modello realmente da replicare. L'altro è che secondo me appunto non deve essere lo Stato a crearlo, lo Stato lo deve incentivare, quindi tutti i dati che poi avete portato ovviamente mi spingerebbero verso lì. Però non vorrei che si addossasse tutta la responsabilità allo Stato. Lo Stato secondo me deve limitarsi a creare, anche perché, questo lo dico, poi non so se mi licenzieranno, non è che quando lo Stato gestisce le aziende, vedo Alitalia, dimostra grande capacità di ritorno sull'investimento. Quindi personalmente forse credo che lo Stato debba fare il suo, poi mi fido più di un privato che, dovendo avere un ritorno diretto, si impegna anche di più forse nel cercare di averlo, questo ritorno. Siamo d'accordo. Trovo alquanto contraddittorio l'idea dello Stato forte rispetto a innovazione digitale. E mettiamo insieme sostanzialmente un qualcosa che non credo possa essere realizzato. Cioè, lo Stato può favorire un humus rispetto all'innovazione, alla digitalizzazione, creare delle condizioni favorevoli, ma non avere un impatto decisivo rispetto all'innovazione. Che poi vorrei capire Silicon Valley perché. Nel senso, uscirà a breve un testo, non voglio fare la pubblicità, però c'è un libro che non ci teniamo esatto, e in California le persone si stanno spostando, cioè vanno in Texas, quindi in realtà questa forse è l'ennesimo sogno americano tradito, non so, quindi non, entrambe le cose mi lasciano... Le startup non creano veri e propri posti di lavoro, sono strumenti in mano di pochi per guadagnare da aziende che valgono tanto sulla carta ma non creano davvero valore. Il digitale è una grande bolla. Prendiamo quindi ad esempio i casi di grande successo negli Stati Uniti, Uber, che vale un sacco di miliardi da molto poco vero lavoro. Pensiamo al caso WeWork, di cui tra l'altro parleremo proprio in un podcast domani, che è stata una grandissima bolla che poi è crollata, ha fatto male anche a tanti suoi dipendenti. Questo fatto, quindi, questa visione di una innovazione che non sempre forse è creazione di grandi polytech necessariamente sia, diciamo, tutto roseo. Osteria. Per esempio, per i giovani si potrebbero creare programmi di incentivi per favorire l'incanalizzazione verso materie STEM, quindi favorire dare questa piccola spinta per essere al passo con la media europea. Mi viene in mente, in America le aziende che sono nella Silicon Valley non sono aziende statali o parastatali, ma sono privati. Però hanno un'infrastruttura che gli ha permesso di creare in quel luogo quel tipo di habitat favorevole. Niente, in pratica faccio un po' il paragone, nel senso che io ho vissuto anche in Svezia e, diciamo, la startup ha l'obiettivo anche di andare in quel mercato. Diversi miei amici anche in Svezia lavorano in startup e hanno creato startup. Completamente diverso anche il metodo di concepire il fallimento. Mi sono ritrovata in un gruppo di una classe in cui tutti avevano già fondato una startup, invece in Italia è vista come, e magari avevano anche fallito, però avevano, diciamo, capito. Ma andiamo al punto importante: in Svezia lo Stato finanzia tantissimo le startup, ma lo si vede anche tranquillamente quando, per esempio, in Italia ti candidi a un contest. Poi anche voi sicuramente lo sapete benissimo, quello che vinci sono o corsi, che per carità all'inizio vanno benissimo, oppure vinci, non lo so, magari vinci quei 50k di cui 25 li devi dare in servizi, altri 5 devi modificare lo stato della società, poi
voi lo saprete meglio, cioè, nel senso, potete confermare o ribaltare la situazione. Come un noto programma. Esattamente. E poi ti rimangono quei 20K dove cosa c'è fai con 20K? Cioè, sinceramente, cosa fai con 20K? Niente, quindi per poi prenderti un equity di dal 4-8%, sinceramente no. E invece in Svezia i soldi sono proprio aperti e te li danno perché credono in te, credono nella tua idea e soprattutto pensano che le start-up siano volte a migliorare il paese. Non tutti i paesi europei crescono alla stessa maniera. Nello specifico, se raffrontiamo il dato italiano con quello di un paese non troppo lontano da noi, che è la Francia, l'Italia nel 2021 fa il suo anno record e raccoglie 1 miliardo, le start-up italiane raccolgono 1 miliardo di euro, grandi applausi, tanti articoli di varie testate che non nomineremo, nello stesso momento in Francia ne venivano raccolti 9, un'economia simile alla nostra. Perché ti sei spostato? No, perché mi faceva riflettere. Bisogna creare, cioè, per me uno Stato che interviene, che fa un intervento, vuol dire non solo tasse, su cui sono d'accordo, chiaramente se parliamo di questo in Italia è estremamente problematico, ma poi mi facevi venire in mente, anche se non stavi dicendo quello, credo, il fatto che lo Stato possa intervenire proprio a monte. E di pochi mesi fa la notizia che si è chiuso il primo ciclo, proprio nel Leccese, tra l'altro in Puglia, del primo liceo con vocazione manageriale e imprenditoriale. Per me un intervento dello Stato forte può essere anche quello, cioè non necessariamente di controllo e quindi... Sì, no, ma almeno quello. Cioè...